Senti, una cosa che mi aveva colpito è il modo, come dire, moderno con cui Trotula e il suo sposo si amano. Nel senso che questa, la prima notte di nozze, viene ascoltata poi di là dal muro dalla serva Iuzzella, che non sapendo cosa fanno quei due di là, lo descrive un po' a modo suo e lo descrive in modo molto bello. Dice: pure lei pareva che cantasse fra le lacrime, una voce che era la sua ma non era la sua, cioè non l'aveva mai sentita la sua padrona emettere quei suoni. Però la cosa più bella è che in realtà questa prima notte di nozze è delicata, è dolce in qualche modo, cioè non è che il marito, come forse 90 casi su 100 accadeva, prende la moglie e la maciulla, insomma, è più amorosa ed è secondo me molto bello, dice molto sul rapporto di Trotula con il suo sposo. E tra l'altro poi la sessualità diventerà importante per Trotula, che si occuperà del, come dire, della sessualità delle donne, del loro piacere, del loro non soffrire, di trovare la maniera per non farle soffrire. Era uno dei punti centrali del tuo romanzo? Certo. Allora, rispetto alla sessualità, mi sono fatta delle domande, anche perché sono divertenti da farsi le domande sulla sessualità. E il sesso di Trotula e suo marito, allora, la prima volta, e tutti me l'hanno detto, non mi ricordo chi, forse anche mia gente, mi ha detto: ma sei sicura che una donna del Medioevo si fa sbattere, cioè così lo piglia e lo sbatta in muro, o si fa sbattere al muro? Sì, non c'era stato il romanticismo, cioè il tipo di amore che noi immaginiamo, fatto di sguardi preliminari, loro erano ancora greci in questo senso, avevano un rapporto con la sessualità che era fuori dall'idea del proibito. Il Medioevo buio verrà dopo, come diceva prima giustamente Lisa, cioè viene con San Luigi di Francia, che a un certo punto cambia tutte le questioni riguardo alla sessualità. Loro quindi erano greci, erano medici e volendo, ecco, il discorso proprio, il lavoro sul libro è stato questo: lo stereotipo vuole, sei medievale, sei sporco. A Salerno si lavavano tutti 3 volte al giorno, perché Trotula lo dice: quando vi lavate quelle famose 3 volte al giorno, mettete questo e questo nell'acqua, si lavavano i denti. Quindi facevano delle cose inimmaginabili per il Medioevo, perché il Medioevo che ci immaginiamo è sporco, appunto, ed è bestiale. Ora non so, certo nelle classi più basse forse succedeva anche quello che dici te, ma due medici che quindi hanno dedicato entrambi attenzione al corpo e che hanno un rapporto col corpo appunto poco romantico e molto attento, però, perché sono medici, a mio avviso non potevo altro che fare l'amore così. Poi il fatto che lui la prima notte di nozze faccia l'amore in quel modo con Trotula è perché anche Trotula lo vuole, cioè Trotula non va lì e si mette la camicia da notte e gli dice non per piacere mio ma per dar figlio a Dio, ma ci fa l'amore tutta la notte e il giorno dopo quando va dalla dottoressa, cioè ora mi vengono i nomi, dalla guaritrice con la tata che ce la porta perché è distrutta. E lei gli dice: ma tuo marito che ti ha fatto? Ti ha violentato? Dice: no, dice, l'ho voluta anch'io, dice, io vorrei anche continuare, quindi sono venuta qui se mi dà qualcosina, perché io stasera vorrei rifare la stessa cosa, però ora sinceramente non mi sento tanto bene. Io dicevo proprio questo, Potremmo fare leggere questa pagina all'attrice, alla tua amica attrice. Qui ho ritrovato Iuzzella, che è pagina 175. Sì. 175. Praticamente Iuzzella, che mai avrà un uomo, e intanto prova un po' di invidia da metà, dopo aver visto il tremore e il rossore sulla faccia. Fin dove vuoi? Oddio. No, vabbè, basta anche... Dopo aver visto il tremore e il rossore sulla faccia di Dama Trota, quando il marito si avvicina, ho provato l'invidia per il piacere della carne che mai conoscerò. Essa pareva trasfigurata, gli occhi brillanti, la bocca rilasciata,
Pure le zinne stavano più dritte sotto la setta del vestito. La prima notte delle nozze quell'invidia si è fatta sentire come lo stracciato che bussa al convento. Nel palazzo le stanze erano grandi e lontane e forse i signori non avevano la gioventù o magari erano timorati del signore. Alla casa nuova invece la mia stanza ha il muro che tocca quello degli sposi. E allora li ho sentiti gridare come i gatti di marzo. Ma non solo lui, pure lei pareva che cantasse tra le lacrime. Una voce che era la sua, ma non era la sua. E poi il rumore del pagliericcio e quello del legno che scricchiolava. Non hanno avuto pace fino al canto del gallo e nemmeno a me l'hanno fatta trovare. Se continuano di questa maniera, presto la casa si riempirà di figli da badare. Spero solo che prendano una nutrice, perché con questa gamba morta non posso certo stare dietro alle mattane dei ragazzini. Allora terza, la signora mia Trotula è venuta da me con la faccia gonfia per il poco sonno, il troppo sforzo, e mi ha chiesto se conoscevo un rimedio per far passare il dolore nella natura della donna. Io, che avrei voluto dire che il male voluto non è mai troppo, me ne sono stata zitta, e siccome che sono inesperta nelle questioni tra moglie e marito, ho mandato la serva a chiamare una donna che conosco e che è capace di preparare i rimedi per queste evenienze. La praticona è arrivata e ha preparato un panno dove ha messo dentro la ruta, l'artemisia, la canfora, che mi ha fatto prima pestare e amalgamare in una pentola con l'olio muschiato. Ha detto che se lo doveva applicare sulla parte dolorante, e se n'è andata dopo aver riscosso i folleri che le spettavano. A me non mi succederà. E poi è bello sentirlo recitato, perché quando uno legge, legge sempre sottovoce, cioè una voce interiore sommessa, almeno non so, a me capita così. Quindi ora è come se prendesse più colore quando lo sento. A proposito dello scrivere, c'era una cosa che mi aveva sempre colpito. Quando uscì il primo libro di Paola, lei aveva 24 anni e nelle note biografiche c'era scritto Paola Presciuttini, scrittrice. E io lì mi fece impressione, perché dissi: come a 24 anni si permette, non la conoscevo, si permette di scrivere scrittrice, che è una cosa, per me gli scrittori erano quelli proprio Manzoni, Leopardi, forse so, Tabucchi, di quelli in vita e basta. Allora dicevo: come fa? Invece dopo ho capito che aveva ragione, perché per 20 anni veramente ha fatto la scrittrice, e tra l'altro non facendo un libro ogni 6 mesi tanto per vendere, facendo le cose in cui credeva, mettendoci anni tra un romanzo e l'altro, appassionandosi molto alle cose che scriveva. Mi ricordo uno dei tuoi romanzi, me lo leggesti tutto, ma dall'inizio alla fine, cioè partì tipo la sera alle 10 e io dissi: vabbè, mi leggerà una pagina, no? L'ha letto tutto, dall'inizio alla fine, sono fatte le 4. E io lì, no, mai nella vita pensavo che si potesse leggere il proprio romanzo, ma un romanzo di 300 pagine. E insomma, quindi ci teneva tantissimo a questo mestiere un po' inesistente, che è quello dello scrittore, perché inesistente non perché, semplicemente perché non dà il pane in molti casi. Ma allora ti volevo chiedere, ora sono convinto che tu sia una scrittrice, non solo perché scrivi bene, ma perché hai avuto la caparbietà di farlo per 20 anni, da quando eri una ragazzina. Però per te cosa significa essere una scrittrice oggi? Allora, prima liberiamo il campo dalla quarta di copertina di Occhi di Grano, che non è stata scritta da me. Io ho pubblicato il primo libro in una barca di folli con Curcio, una situazione delirante, meravigliosa, gente che ci credeva tantissimo, però
tutti molto improvvisati, quindi ci hanno scritto scrittrice perché era un libro e ci hanno scritto scrittrice. Sì, me l'hanno detto in tanti. Però è vero che io poi andai a un corso di scrittura poco tempo dopo con Lidia Ravera e quando mi chiesero che mestiere facevo, io ebbi, e lì avevo deciso io, dissi la scrittrice, dissi né la scrittrice brava né la scrittrice famosa, perché queste sono cose che devono dire gli altri, che faccio la scrittrice lo posso dire io, perché questo fa parte di quello che mi posso riconoscere, no? Io voglio far quello e faccio quello, poi se sono brava, se sono famosa, se non ci capisco niente, se i miei libri devono essere buttati via, riguarda qualcun altro. Rispetto alla scrittura ho un rapporto complicato, perché io dovrei essere nel mio sogno uno scrittore dell'Ottocento che pubblica il suo libro, lo dà a un signore che è l'editore e basta, e non succede altro. Perché per come funziona la mia psicologia, quanto vado in ansia per qualsiasi situazione, tutto quello che sta intorno invece alle relazioni che uno deve essere capace di tenere, come diceva Giovanni, io ho fatto con decisione la scrittrice, ma l'unica cosa che ho fatto è scrivere, perché forché lui non ho un buon rapporto con un giornalista a Firenze e ci vivo. Mi scordo di mandare i libri alla gente, cioè proprio la gente si arrabbiano, mi dicono io ho fatto tutto per te e te di me non te ne ricordo nemmeno chi sono, ma non per cattiveria, proprio perché vengo da, fortunatamente per me, da un mondo in cui il lavoro intellettuale ha valore se è fatto per la gloria, come tutti i poveri, no? Mentre chi ci sta dentro sa che il lavoro intellettuale può dare da vivere, per me il lavoro intellettuale è gloria. Il mio babbo mi dice sempre: Paolo, non ti preoccupare, ti leggeranno quando tu sei morta. Quindi, perciò questa è l'atmosfera che io sento intorno al mio lavoro. Rispetto alla scrittura, certo, c'è un rapporto importante, molto. Ho dato molto alla scrittura, ho la sensazione che la scrittura mi abbia reso un po' meno di quello che ho dato. Però si andrà avanti, si vedrà come fare, insomma.